Prima falsa partenza per il concorrente numero 13, Chiodin Samuele. Parte regolarmente la prima batteria che si batte per 100 metri sprint, fase di qualifica all'interno questa prima batteria. Abbiamo Citerio Joele, San Giorgi Annibale, Giudin Samuele, Congo Gaudenzio. Trenta e 26 è il tempo di riferimento per loro. Prima falsa partenza per il concorrente 218, Sifrinic Cristiano. Fa niente il gancio, da lì. No, come fa niente? Fuori, fuori. Prese via anche la batteria numero 2, noi ne approfittiamo, visto che la segreteria ce l'ha fornito in questo istante per comunicare l'ordine di partenza, ragazzi che hanno conquistato i sentimenti migliori, va in finale di Danilo Vica, Pittatore Alessia, Paolo Carlo, Paolo Marzia, Corradini, Milano. Vediamo il tempo negativo anche per questa seconda batteria, 29 e 13, il tempo di... Vai. Prima falsa partenza per il concorrente 120 Rocchetti Michele. Vai, c'è? Ma pazienza. Siamo alle battute conclusive anche per quanto concerne la batteria numero 3. 29 e 54 è il tempo di riferimento per la prima terza batteria. Ultima batteria. Ma si pensava che venisse. Prima passa partenza per il concorrente numero 63, Primi Davide. Parte adesso la prova in modo regolare per questa ultima batteria, numero 4, la Vecchinaschi 300 metri sprint sul percorso italiano Alessandro, tutti gli atleti che sanno rimboccare la curva e successivamente il rettilineo conclusivo per chiudere la tutte le prove di quelli delle prove sprint. 29 e 69 è il tempo di riferimento, il miglior tempo di riferimento della seconda fino a... È partita in questo istante la finale di 300 metri sprint, ragazzi maschi, Proverbio, Rassaggi, Di Giampaolo, Premi, Adriano, Francesco, una caduta che coinvolge una sfortunata atleta, si tratta proprio di Premi Davide, della nutrizionista Rosena Dinerate, che purtroppo
si stanno sul percorso, siamo all'uscita di curva, pronti, provata finale sulle traguardo ed ecco l'arrivo in questo istante che porta a conclusione anche questa bella finale sui 300 metri sprint, purtroppo caratterizzata dalla caduta che era fortemente penalizzata.